Terza vittoria consecutiva per l'Orsa Basket Barcellona, che al Pala Russello di Messina batte la Fortitudo allenata dall'ex Dani Baldaro. Una vittoria sofferta, maturata nel terzo periodo, quando i giallorossi, approcciati male alla partita, hanno intensificato la difesa e migliorato la percentuale al tiro. Una partita strana, non abbiamo iniziato nei migliori dei modi, il nostro approccio è stato completamente sbagliato. E non capisco quale sia stato il motivo del rilassamento nel quale aver fatto un approccio del genere dopo aver fatto una grandissima partita contro Ragusa e una settimana buona di allenamento. Siamo giovani sì, ma non ci dobbiamo nascondere dietro questa cosa, non possiamo approcciare le partite del genere perché poi si fa in salita. È una questione di mentalità e che loro devono imparare, i miei giocatori devono imparare ad iniziare per bene le partite per poi non cercare di rincorrere come l'abbiamo fatto oggi. La Fortitudo non si è mai arresa, a 90 secondi alla fine riuscirono ad arrivare a meno 4. Barcellona ha retto il colpo, chiudendo il match 71-64. Baldaro, oggi una bella partita, la Fortitudo ha dimostrato che lo zero in classifica bisogna eliminarlo al più presto. Sì, continuiamo ad essere belli a metà perché abbiamo fatto anche una bella partita contro la Basket School per poi cedere clamorosamente nella parte finale. Questa l'abbiamo tenuta, secondo me, anche fino in fondo. Barcellona è più attrezzata, più lunga in panchina e devo dire che alla fine la differenza si è vista un po' anche nella profondità della squadra di Barcellona, però noi continuiamo a giocare bene ma non riuscire a chiudere la partita, a mantenere il ritmo fino alla fine. Devo anche dire che Barcellona, Basket School e Alcamo sono state tre partite difficili per l'inizio del campionato, per cui io posso dire che siamo a zero punti ma soddisfatto dei miei ragazzi, di un gruppo che si dimostra talentuoso e che può crescere.